Oggi il Consiglio ha adottato una tabella di marcia per la pesca, ci spiega un po' meglio. Sì, è una decisione molto importante. Sono contenta di aver partecipato al tavolo che per la prima volta ha deciso l'avanzamento di progetti pesco. Sono in tutto 17 progetti, in 4 di questi l'Italia è leader e mi fa piacere anche poter dire che il lavoro di coordinamento è stato fatto dal nostro paese, su tutti i progetti, su tutti i 17. Questo comporta per l'Italia cosa? Beh, questo comporta il fatto che adesso abbiamo dei progetti concreti da seguire su quelle che sono state individuate come priorità strategiche per la difesa europea. Secondo lei i 5 Stelle capiranno l'importanza della pesca per il Paese? Io mi auguro che tutte le forze politiche capiscano l'importanza della pesca e dell'integrazione sui temi di difesa dell'Europa. Diciamo che più le minacce diventano globali è più evidente che c'è bisogno di una difesa e di una sicurezza che siano integrate. Quindi credo che sia un tema che non dovrebbe dividere le forze politiche. Ma ha percepito la situazione politica attuale e gli possibili scenari rischiano di avere una ripercussione sul ruolo dell'Italia in questo progetto, oltre che più in generale nel sistema di organizzazione di difesa euroatlantico? No, io non credo. Ho fiducia che ci sia sui temi, grandi temi di politica estera e di difesa, un paese importante, un paese grande come l'Italia deve avere una continuità. Quindi io non mi aspetto su questo delle forti cambiamenti. Ognuno darà poi alcune sottolineature, come è giusto che sia, ma le linee generali immagino che rimangano le stesse. Il Ministro ha percepito una qualche preoccupazione da parte dei suoi colleghi per questa fase di incertezza della politica italiana subito quel volto? Ma devo dire che più domande che preoccupazione, però c'è una grande fiducia del fatto che, essendo l'Italia comunque uno dei paesi fondatori dell'Unione Europea e un punto fondamentale anche dell'Europa, si riesca quanto prima a trovare una soluzione di stabilità. Bene, okay. Grazie. Arrivederci. Grazie.